L'esercizio che stiamo considerando è l'esercizio 4.8.1 di Chiacchio Basile, in cui si vuole azionare un carrello in maniera tale che alla pressione di un pulsante il carrello si muova verso destra fino ad attivare questo sensore, venga poi caricato attivando questa variabile R, ribaltando questo serbatoio fino ad attivare questo secondo sensore, e venga poi portato a sinistra per lo scarico fino ad attivare questo terzo sensore F con S. Abbiamo visto che questo problema può essere risolto con un SFC a quattro fasi, che è quello che vedete qui sostanzialmente. Poi, questa è la soluzione che viene proposta da Chiacchio Basile, in cui il carrello, questo è un SFC funzionale, quindi vedete solamente i nomi delle fasi e quello che devono fare, non ci sono azioni, non c'è niente. Fase iniziale, il carrello è fermo, quando viene schiacciato il pulsante si muove fino a destra, quando è arrivato viene caricato, quando ha finito di essere caricato torna a sinistra e quando è arrivato a sinistra torna nello stato di quiete. Tenete presente che noi abbiamo fatto corrispondere nella soluzione che vi ho dato poco fa e che andiamo a implementare adesso in OpenPLC a ciascuna di queste fasi, diciamo di questo SFC funzionale, una fase di un SFC poi implementativo vero e proprio con delle azioni relative. Ovviamente ciascuna di queste fasi potrebbe essere una, tra virgolette, una macro, cioè potreste espanderla in un sistema di, cioè in una serie di operazioni più complesse, qui per esempio in vai a destra. Potresti avere lo sblocco di un fermo del carrello, l'azionamento di un motore e magari potresti aggiungere una funzionalità di controllo per cui se il carrello non arriva entro un certo tempo viene lanciato un allarme, dico per dire. Quindi ognuno di questi blocchi può essere poi reso più complicato. Andiamo a realizzare questa logica di controllo in OpenPLC. Questa diciamo, è la schermata che vi trovate davanti quando OpenPLC si apre, quindi avete un progetto bianco. Potete realizzare un nuovo progetto se volete. Io qui ho già, vi ho già preparato il progetto del carrello automatico. Se non ce l'avete, potete semplicemente creare una nuova cartella e selezionare la cartella in cui volete andare a salvare i file. Cioè, qui in realtà questo non me l'ha fatto aprire perché era un progetto già pieno, quindi non ve la fa azionare, non ve la fa istanziare con una nuova cartella. Se andate ad aprire il progetto già realizzato, quello che viene fuori è questo, ma è la stessa cosa che vi trovereste davanti qualora il progetto fosse completamente nuovo. Quindi avete un main che vi viene generato, in realtà vi viene chiesto in che linguaggio volete generare il main. Proviamo a farlo così almeno una volta lo vedete. Quindi facciamo nuova cartella e chiamiamola esempio in classe. Scelgo la cartella, quindi ci entro, seleziono e lui mi dice programma, come lo voglio chiamare? Chiamiamolo carrello, per esempio. Tipo di unità di organizzazione della programmazione voglio istanziare? In questo caso un programma, la prima cosa che devo istanziare è sempre un programma, ovviamente. Posso scegliere un linguaggio, per esempio SFC perché mi ha detto che vogliamo realizzarlo in SFC. Ok, lui mi apre il programma e automaticamente mi crea anche una risorsa che di default si chiama RS0. In questa risorsa vedete che c'è un task ciclico a intervallo 20 millisecondi che viene istanziato di default, a priorità 0, la più alta, e a questo task viene associata un'istanza del programma che abbiamo, che verrà quindi eseguita insieme a questo task. Notate che a livello di risorsa posso già eventualmente dichiarare delle variabili, che saranno tipicamente variabili globali, visibili a tutti quanti i programmi che ci sono su questa risorsa. Torniamo al nostro carrello. Come facciamo a realizzare il nostro programma SFC? Qui avete in alto, io vedo l'interfaccia di OpenPLC è abbastanza minimale, quindi è molto adatta da un punto di vista didattico. Prima cosa che possiamo fare è creare un passo iniziale. Posso cliccare su questo bottone e lui mi fa disegnare il mio passo iniziale. Step 0, chiamiamolo, vedete come l'aveva chiamato il testo di Chiacchio Basile. E potete scegliere i connettori. Quindi potete avere connettori di ingresso, connettori di uscita, connettori di azione. Questa fase non avrà azioni, quindi tolgo la spunta ad azioni. Avrà un connettore di ingresso e un connettore di uscita, perché abbiamo un ciclo che ritorna nella fase iniziale. Quindi realizzo il mio passo di quiete e questa è la mia prima fase.
Nota a margine, se avete un sistema in cui magari lo schermo è piccolo, non so, un portatile tipo un 13 pollici, qualcosa del genere, il fatto di avere la console, la libreria, eccetera, eccetera, può essere scomodo. In questo caso F11 mi sembra, no, F12, scusatemi, vi fa scomparire tutto e vi lascia solamente l'editor. Questa è una cosa che vi può tornare utile qualora voleste, appunto, quando volete utilizzare OpenPLC. A questo punto devo cominciare a realizzare la mia logica di controllo. Quindi, qui c'è la mia transizione. Quando clicco sulla transizione, lui mi crea automaticamente il connettore. Se lascio il click, mi chiede cosa voglio aggiungere: una divergenza, quindi per esempio dei rami paralleli o una scelta, oppure una transizione singola. Quindi clicco su transizione e lui mi comincia a mi apre un wizard in cui posso creare la transizione, sostanzialmente. Posso creare la transizione in vari modi, cioè come reference, se ho delle variabili, posso referenziarle qui. Oppure in line posso scrivere un testo che mi rappresenti una condizione in testo strutturato, per esempio variabile x maggiore di una certa quantità. Oppure posso creare una connessione e quindi connettere la transizione a un blocco di codice in ladder sostanzialmente. Dopodiché posso assegnare anche una priorità alle transizioni, questo se per esempio è una scelta tra più transizioni che voi che non ho reso, per esempio, mutuamente esclusive, ma voglio che vengano comunque eseguite in maniera mutuamente esclusiva in base a un criterio di priorità. Supponiamo di voler fare una connessione. Quindi connessione, lui mi crea la mia transizione. Purtroppo, diciamo, a volte il rendering grafico lascia un po' a desiderare, vuol dire che la connessione è un po' spostata rispetto alla transizione, però ci capiamo. Cosa posso fare? Posso collegare Scusa, questo. Prego. a me quando clicco transizione esce un errore, dice an handled exception bug occurred, bug reporter save the tabella posizione. Ok, direi cosa ho fatto quando metto la transizione. Sì, ho cliccato su transizione, cioè come ha fatto lei, ho messo transizione 0, lasciamo. Zero, nel senso qui dentro ha messo zero. No, 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 in connessione, priorità zero. Ok, dovrebbe funzionare regolarmente. A volte, ripeto, OpenPLC qualche volta capita che abbia dei bug. Con l'esperienza, se i bug non sono, diciamo, evidentemente dovuti a errori sintattici, nel qual caso più o meno dal log ve ne accorgete, può capitare che lui si arrabbi per qualche motivo. Purtroppo è il difetto di questa piattaforma, è il motivo per cui ho pensato di proporvene anche un'altra come alternativa. In questo caso lei o se ne frega, semplicemente, proprio se non, diciamo, e poi quando prova a compilare vede cosa succede, oppure se la cosa non, diciamo, non la fa andare avanti, le conviene riavviare l'editor. Questa cosa, diciamo, sempre aggiungere una transizione dovrebbe funzionare senza particolari problemi. Poi magari dopo lo guardiamo insieme se vuoi, ci può condividere lo schermo e diamo un'occhiata. Va bene. Allora, a questo punto, prendo la mia transizione, posso aggiungere varie cose, in verità. Oppure posso anche spostarmi qui e prendere per esempio una variabile. In questo caso, questa è una variabile associata a un contatto. Vogliamo un contatto Rising Edge, abbiamo detto, perché vogliamo riconoscere il nostro pulsante su fronte di salita. E lui qui, dal menu a tendina, mi fa scegliere eventuali variabili già istanziate. In questo caso la variabile che vogliamo, che sarà G, non c'è. Anzi, chiamiamola Start Button. Posso comunque scrivere qualcosa qui, lui mi crea il contatto che io posso tranquillamente andare a collegare alla mia transizione. Però ovviamente se adesso andassi a compilare questo programma, cosa che si fa premendo qui, vedete che vengono fuori una serie di errori. Ok? Esattamente questo qua mi era comparso prima, prof. Sì, questo è l'unhandled exception bug, è l'errore Sì. generico di poi tipicamente sotto, se siete fortunati, vi dice dove è venuto fuori questo bug. Se in realtà qui è semplicemente fallita la compilazione, quindi non è andato avanti, semplicemente. E in realtà le si è bloccato il compilatore perché per qualche motivo, vedete che è rimasto in stand-by, in stallo. Per qualche motivo il compilatore si è arrabbiato e non le fa più compilare. Però per il momento freghiamocene, torniamo alla nostra vista. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo aggiungere, se ce lo fa fare, una variabile associata a questo pulsante. Quindi qui aggiungerò start button. Sarà una variabile locale per il momento, in realtà poi qui potremo fare una serie di cose, variabili esterne, variabili temporanee, eccetera, eccetera. Lasciamo una variabile locale. Sarà di tipo booleano.
avrà valore iniziale che in questo caso, essendo una variabile d'ingresso, non ci interessa settare, va bene il default. Qui può aggiungere delle opzioni, può poter aggiungere delle opzioni, per esempio variabili retail, variabili costanti e quant'altro. Qui poter aggiungere eventuali indirizzi di memoria se avete necessità di collegarle a indirizzi di memoria fisici. Per esempio, questo è un ingresso, potrebbe essere per 100, x, non so, 101, dico per dire. Ok, potreste mettere un certo indirizzo. E qui potete aggiungere della documentazione. Vabbè, qui è un errore stupido perché vi dice che non riconosce la locazione che l'ho cancellato, e qui potete mettere della documentazione. Per esempio, potreste aggiungere pulsante di avvio a beneficio di chi leggerà poi il vostro programma. Dopodiché, tipicamente vi serve un power rail perché volete chiudere la vostra logica ladder, quindi pigliate il vostro power rail, lo disegnate, vi basta un pin, lo collegate al vostro start button e questa è la vostra transizione. Ok, a questo punto possiamo andare avanti. Proseguo, aggiungo un passo. Facciamo un po' più grande, così siamo più o meno dove si sente. Non so se si legge meglio. Questo passo si chiamerà, non so, vai a destra. Sto usando i nomi che ci sono sul cerchio Basilio, più o meno, quindi non, senza troppa fantasia. In questo passo dovrò aggiungere un'azione perché abbiamo detto che ci serve di azionare una variabile che sposti il nostro carrello verso destra. E lui mi crea correttamente un pin per aggiungere un'azione. Posso creare un blocco azione a questo punto e lui mi fa creare un blocco azione in cui posso, sempre con il solito pulsante più, aggiungere delle righe a questa tabella, in cui ho un qualificatore che mi dice qual è il qualificatore della nostra azione. Alcuni sono standard, altri in verità sono qualificatori che utilizza lui. Questo IP0 in particolare, non vi saprei dire cosa fanno in questo momento. Però vedete che ci sono tutti i qualificatori, diciamo, dello standard, azioni normali, azioni reset, azioni limitate, azioni ritardate, set delay, store delay, set delay, delay set, set limited. Quindi ci sono tutte quante. Queste probabilmente saranno azioni pulsate, verranno immagini eseguite per un solo ciclo eventualmente, con secondo qualche logica. Potete eventualmente aggiungere una durata se è previsto dal qualificatore. Se io per esempio avessi un'azione limited, qui potrei aggiungere per dire T 500 millisecondi. Ok, non è questo il caso perché a me interessa un'azione N. Tipo di azione. Può essere un'azione vera e propria che potete definire a parte, non è questo il caso. Può essere inline se volete aggiungere un'istruzione inline, oppure una variabile, quindi nel caso in cui vogliate agire su una variabile booleana, che è il caso che ci interessa. In valore vado a mettere qual è la variabile su cui voglio agire. Per esempio, qui mi compare correttamente start button che l'unica variabile booleana che ho attualmente istanziata. Non mi fa scrivere diversamente dalle transizioni il nome di una variabile diversa, quindi per ora mettiamoci start button e poi la andiamo a correggere. Vabbè, fregatene dell'errore che vi restituisce. E diciamo che questo sarà go write sposta il carrello verso destra, destra. E diciamo che il valore iniziale sarà 0 perché inizialmente non vogliamo far spostare il nostro carrello. Qui vi è comparsa la vostra azione, adesso potete correttamente metterci la variabile che ci volete mettere. Dopodiché fate attenzione perché a volte ve lo lascio scollegato, quindi dovete collegare il vostro blocco, altrimenti la cosa non gli piace. Ok. A questo punto aggiungiamoci anche le altre variabili che saranno goLeft, questa la chiamiamo load, che carrello. E poi ci serviranno le variabili associate ai tre fini corso.
Quindi in particolare chiamiamolo FD, usiamo le stesse notazioni, cosa che è chiocciola basile, quindi FD, FS, FR, e li chiameremo fine corsa destro. Corsa sinistra, fine corsa serbatoio. Notate che in particolare, in questo caso in realtà le start button saranno tipicamente variabili, diciamo, di ingresso al programma, quindi non le vorrete settare. Scusate, queste sono variabili invece di uscita e così via. Ok, quindi potreste voler tenere presente il fatto che adesso va bene anche lasciarle tutte variabili locali per questo esempio, però tenete presente che potreste avere alcune variabili che sono effettivamente di ingresso, per esempio il pulsante è un ingresso al programma, ovviamente, mentre i motori che andate ad azionare sono tipicamente variabili di uscita. Ok, andiamo avanti. Diciamo rapidamente, chiudiamo questo programma e passiamo a qualcosa di più interessante. A questo punto potete aggiungere una transizione. La transizione può essere fatta ancora per reference, per reference a una variabile. In realtà qua lui adesso è andato in errore, quindi la cosa lo fa arrabbiare, però diamogliela per buona. Oppure potrebbe essere fatta in di tipo inline, quindi io qui potrei scrivere per esempio la mia condizione, ma anche potrebbe essere FD maggiore di 10 per esempio, se fosse un intero. Ok, qui posso aggiungere condizioni che ritornano un valore logico eventualmente. Ripeto, adesso lui si è arrabbiato il compilatore, quindi per qualche motivo, diciamo, sta facendo un po' le bizze, però normalmente qui vi dovrebbe restituire anche le variabili che potete utilizzare per le transizioni. Ok? Diciamo che usiamo connessione, va? Così facciamo prima. Quindi aggiungiamo un power rail, troppo grande questo power rail. Mettiamoci un contatto normale in questo caso e gli date il fine corsa a destra. Ok. Dopodiché avrò un altro blocco che in questo caso sarà carica, che avrà anche nominazione. Prendiamoci, possiamo anche fare copia e incolla volendo il nostro blocco azione e collegarlo alla sala fase che stiamo considerando, quindi dare per esempio la nostra variabile load. Purtroppo vedete che lui a volte risposta a queste cose, se siete un po' ossessivi come me basta giocare un po' con le dimensioni e a un certo punto ve le mette a posto. Dopodiché avremo un'altra transizione, qui vorrei fare riferimento, ma lui non me la fa fare, quindi diamogli la inline e diamogli FR. Ok. A questo punto lui vorrà andare a sinistra. Notate che qua, per esempio, ho dimenticato di mettere il blocco azione. Posso cliccarci due volte sopra, aggiungere l'azione, collegare l'azione al blocco azione. Quindi diamo go left. E a questo punto, alla fine, aggiungiamo un'altra transizione. Va bene, line, sarà FD. E a questo punto posso ricollegare il mio SFC alla fase iniziale. Ok, questa è la logica di controllo che abbiamo realizzato, che è esattamente, diciamo, uno a uno speculare a quella che abbiamo visto prima. Come facciamo a testare il programma? Vediamo se ce lo fa fare. No, sai, devo riavviare OpenPLC. Datemi un secondo. No, questo non ci interessa. Ok,
chiudere. Intanto, ovviamente, se avete domande, fatele pure. Ok, allora dovrebbe farmelo riaprire. Il nostro esempio era esempio in classe. Ok, vedete che questo è tornato colorato. Adesso mi fa di nuovo correttamente compilare. Se lo compilo, non dovrebbero esserci problemi. Lui pulisce la cartella di compilazione, fa le sue operazioni. Dopodiché, se tutto va bene, vi dice che genera il codice, lo compila in C, estrae le variabili, fa tutta una serie di cose, finché non vi dice codice C generato con successo. A questo punto vi dà una serie di informazioni che sono legate alla compilazione, alle librerie che utilizza, eccetera, e vi apre la cartella in cui il vostro progetto è salvato, chiedendovi di chiamare il vostro programma come volete. Per esempio, potrebbe chiamarsi Cavallo. Ok. A questo punto il nostro programma è compilato e potrei caricarlo volendo sull'editor, sul runtime di OpenPLC. Dopo vediamo anche questa cosa come si fa e a quel punto il mio programma gira in un ambiente soft VLC, quindi su un PLC tra virgolette simulato e posso collegarlo a un dispositivo slave oppure per esempio a un simulatore come Factorio e così. Viceversa, però, posso voler testare il mio programma perché voglio essere sicuro che faccia quello che mi aspetto prima di metterlo in opera, veramente. Quindi, quello che posso fare è cliccare sull'omino, lui compila il programma e sarà le variabili. In realtà, se lo ricompila ogni volta che avviene il debugger. Questa è una cosa che abbiamo già visto, però, al solito, rivederla magari vi può fare comodo. Ci mette un po' generale. Ok, e poi vi compare questo segnale di stop. Vi dice che il PLC è partito. Vi dice vabbè che il retain non li può utilizzare, vabbè, c'è un warning, non potete fregarvene. E adesso lui sta girando in teoria. O meglio, io posso prendere il mio programma, Carrello. Sono su configurazione 0, risorsa 0, istanza 0. Se vi ricordate, istanza 0 è l'istanza del programma Carrello che sta girando su task 0. Quindi se vado qui, mi dice che sto guardando l'istanza che mi aspetto di voler guardare. Clicco sugli occhiali e lui mi crea un'istanza di debug e mi fa vedere da quanto tempo sta girando il codice, in questo caso sono 45 secondi. E quali sono le cose attive, diciamo, purtroppo. No, spero che voi non siate daltonici, perché purtroppo usa questo verdino un po'. Così, un po' chiaro, però spero che non abbiate problemi. Adesso vedete che lui vi sta dicendo di trovarsi nella fase iniziale, quiete, e di aver attivato questi rami, ovviamente perché sono collegati a una fonte di alimentazione, e questo ramo perché è collegato a una fase attiva. Adesso lui vi dice che non ha rilevato, ovviamente, nessun fronte di salita su questo pulsante, e di conseguenza non può passare alla fase successiva. Andiamo a vedere il pulsante che sta facendo. Quindi prendo la mia variabile e clicco sugli occhiali. Lui mi dice che la variabile effettivamente è falsa. E se ci clicco due volte posso vedere anche una traccia temporale di quello che ha fatto questa variabile negli ultimi secondi. Tra l'altro posso scegliere il range. Quindi diciamo che visto che stiamo andando abbastanza per le lunghe, diamogli 2 minuti. Ok? Anzi, diamogli forse un po' troppo. Diamogli tra gli ultimi 30 secondi. Vedete che lui vi aggiorna quello che sta succedendo. E diciamo che posso voler andare a vedere questa variabile, posso voler forzare questa variabile per verificare cosa succede alla mia transizione. Quindi clicco sul lucchetto e lui mi dice: puoi forzare il valore della variabile. Posso cliccare su toggle se il pulsante grigio lo sta portando a falso, se il pulsante è attivo lo sta portando a vero. In questo caso clicco su ok, vedo che la variabile è diventata vera e adesso mi è anche segnato che la variabile attualmente è vera. Lui ha rilevato un fronte di salita su questo contatto e mi ha fatto passare correttamente alla fase successiva, in cui dovrebbe stare attivando la variabile go write. Posso andare a vedere effettivamente la variabile go write è vera. Se
Se ci clicco sopra posso vedere anche, diciamo, la traccia temporale da quando l'ho cliccata in poi. Stessa cosa, posso andare su FD, vicino al nome compare il lucchetto, posso modificare il valore, stessa cosa. Questa transizione diventa vera. Ora, mentre qui avevo un pulsante su fronte di salita, quindi la transizione dopo torna falsa. In questo caso il contatto è normale, quindi fin tanto che questa variabile è vera, lui mi evidenzia il contatto in azzurro e mi fa passare corrente su questa transizione, quindi mi attiva questa transizione. E adesso si trova nella fase carica e sta caricando. Carica fin tanto che non sarà vero il segnale diciamo, di fine corsa del carrello. Quindi fine corsa attualmente è falso, posso forzarlo da qui come ho fatto prima, se non sbaglio si può fare anche da qui, cioè posso cliccare sulla transizione col tasto destro e lui mi dice se voglio forzare tutta la transizione, in questo caso non la singola variabile, a vero o falso. Quindi diciamo che qui posso mettere force true, lui forza questa transizione, dopodiché posso rilasciarla eventualmente e lui fa le sue cose. Ah, qui tra l'altro abbiamo sbagliato, qui c'è un FS, non c'è un FD, quindi vabbè, vedi ancora FD vero e correttamente è tornato nella fase di qui. In realtà qui, appunto, siamo accorti che c'è un errore, il debugging che serve. Qui abbiamo per sbaglio scritto FD invece che FS. Quindi fermiamo il nostro debugging, torniamo sul nostro programma. Fate attenzione che questo è il programma su cui state, diciamo, lavorando, questa è l'istanza di debug, sono due cose diverse. Quindi non potete, cioè qui per adesso se clicco di nuovo lui me lo fa ricominciare a girare, ma non me lo fa modificare, per intenderci. Mentre qui posso effettivamente andare a intervenire. Quindi fermiamo di nuovo il nostro debugger, torniamo qui. FD deve diventare FS. Tra l'altro, probabilmente mi viene il dubbio che questo reference, infatti, non vi referenzia le variabili booleane, è tutta una fesseria, ma vi referenzia degli oggetti e transizioni che potete implementare qualora aveste, diciamo, condizioni più complicate per le transizioni. Quindi in realtà, se volete mettere le variabili, scrivete direttamente il nome qui sul line. Questo per quanto riguarda questo programma. Vediamo anche come si carica, in maniera che chiudiamo la parte di OpenPLC, diciamo, per il momento. Come facciamo? Allora, io apro il runtime di OpenPLC, e in particolare vi si apre una finestra di console che fa una serie di verifiche, e a un certo punto dovrebbe attivare il vostro runtime, sostanzialmente. Vediamo se ce la fa. Ok, a un certo punto è partito. E vi dice che sta girando sulla porta 8080 dell'host locale, sostanzialmente. Quindi io posso andare su localhost 8080. Il mio browser, quello che trovo è che mi si apre se io ho correttamente avviato il runtime, si apre una pagina di accesso. Ora, se non sbaglio, le credenziali erano queste, vediamo se non ho, se non mi ricordo, non ho queste cose, probabilmente. Ok, una volta che ho avuto l'accesso, mi si apre l'interfaccia del runtime, questa volta di OpenPLC, che è una web app. Potete fare una serie di cose, in particolare qui avete una lista dei vostri programmi, qui ci ho messo un po' di roba giusto per fare qualche prova. In particolare posso scegliere, in questo caso avrò, vediamo qua, su tecnologie, OpenPLC, esercitazioni, dove sarà su progetti, e abbiamo esempio in classe, l'abbiamo chiamato main carrello, clicco sul mio programma, lui mi crea il mio main. Me lo fa caricare e mi dice come lo chiamiamo. Chiamo esempio 1204 carrello automatico. Descrizione, potete metterci una descrizione, quello che vi pare. Questo è un file, dato in cui lo potete caricare. Vediamo se questo è il 4.8.1 da ghiaccio basile, scritto ghiaccio. Upload program. Lui lo compila per il runtime, verifica tutte le variabili, la configurazione,
diciamo, i suoi file, la risorsa con i suoi file, riconosce di essere su Windows, quindi compila su Windows, fa una serie di cose. A un certo punto, insomma, dovrebbe darvi un ok. Ok, quando finisce di compilare, tornate alla dashboard e potete far partire il PLC schiacciando qui. Se lo fate partire, lui effettivamente parte, cerca eventuali slave device, parte, diciamo, avvia una comunicazione Modbus sulla porta 502, aspetta eventuali client. Qui, per esempio, se avessi acceso un client Modbus, vi comparirebbe un messaggio che vi dice che c'è un client in ascolto. E dopodiché potete, appunto, per esempio, monitorare le variabili. Questa a volte, diciamo, vi dà qualche problema, però in linea di principio potreste avere variabili che vi fanno monitorare. Ovviamente suppongo che dovranno essere tipicamente variabili di ingresso e uscita per poter monitorare. Questa funzione, per la verità, non funziona sempre benissimo. Vabbè, qui potete fare vari settaggi, qui potreste configurare dei device, per esempio, appunto, se utilizzate Factory.io, qui andate a configurare lo slave device di Factory.io. Ed eventualmente potresti avere, e vi comparirebbe in questo caso nei vari log, uno SCADA in ascolto, per esempio SCADA BR, con cui potreste far comunicare il vostro VLC. Poi vediamo anche questo come si può fare. Per il momento fermiamolo, chiudiamo questo che diciamo che non ci serve, quindi uccidiamo CTRL-C ed Enter per uccidere il runtime. E con questo, diciamo, questo esempio, che per il momento è molto semplice, lo possiamo concludere, direi. Per inciso, prima di fare un po' di pausa, quello che vi può interessare è che ovviamente potreste pensare di fare, se volete realizzare un progetto per l'esame, per esempio, un programma di controllo e simulare anche l'impianto che viene controllato, ovviamente qualora non abbiate un impianto effettivo su cui lavorare, che tra l'altro è la logica che viene utilizzata anche dall'esempio che vi metto invece a disposizione Codesys, che magari nei prossimi giorni guardiamo perché è fatto abbastanza bene. Per vostra utilità, ve lo dico perché l'anno scorso, diciamo, con i vostri colleghi si è creata un po' di confusione su questo punto. Se volete simulare l'impianto che state controllando, la cosa migliore è fare un programma a parte che simuli le risposte dell'impianto. Quindi evitate di fare quelle cose, per esempio, passo in questa fase, faccio un'accertazione che deve appunto muovere il carrello fino al fine corsa destro, e dopodiché setto anche il fine corsa perché altrimenti l'impianto non va avanti. Perché questa cosa, diciamo, va bene da un punto di vista di simulazione per certi versi, però dal punto di vista del controllore è sbagliato, cioè voi non potete settare per esempio una variabile di ingresso, in questo caso il sensore che state considerando. Quindi se voleste realizzare il vostro sistema in maniera, diciamo, in questo modo, quello che potete fare è aprirvi un altro programma, per esempio lo chiamate, non lo so, simulazione carrello. Diciamo che sarà per voi un programma e diciamo che questo programma lo volete fare in, boh, non so, diciamo sempre in SFC, così rimaniamo sullo stesso linguaggio. A questo punto, questo programma che cosa deve fare? E allora, questo programma dovrà avere come variabili di ingresso le variabili di uscita dell'altro. Quindi in questo caso avrete write, che sarà una variabile booleana, avrete go left, avrete navigata load, mi sembra, e queste saranno, se queste erano variabili di uscita per il vostro programma di controllo, saranno variabili di ingresso per il vostro programma di simulazione. Dopodiché potreste avere variabili tipo fd s. Queste erano variabili di ingresso per il vostro controllore e saranno quindi variabili di uscita in questo caso. Adesso cosa fa il vostro carrello? Facciamolo rapidamente. Diciamo che parte fermo. Transizione. Diciamo che comincia a muoversi quando
gli date go right. Anzi, questa chiamiamo fermo a sinistra, che parte a sinistra. Quando comincia a spostarsi verso go right, diciamo che gli aggiungerete un altro passo e questo si muove vai a destra. Ok. Diciamo che a questo punto quello che potrei fare è dire, diciamo che il nostro carrello ci mette qualche secondo per andare a destra. Quindi io qui potrei fare transizione inline e scrivere vai a destra punto t, non so, maggiore o uguale di 3 secondi. A questo punto lui si porterà in un nuovo passo che è fermo a sinistra. Dopodiché, nel momento in cui ci fosse il comando di go left, si muove in sinistra. E dopo gli stessi, diciamo, non so, 3 secondi, possiamo mettere questa volta un salto, così cambiamo modo di farlo. Vogliamo riportarlo in fermo a sinistra. Ok, dopodiché quello che devo fare è innanzitutto beh, togliere questo ingresso che non ci serve e aggiungere delle azioni. Qui e qui. In particolare, qui aggiungeremo, se è fermo a sinistra, sarà attivo FS. Qui sarà, scusatemi, fermo a destra. Qui aggiungiamo un'azione. Anche qui ci serve una variabile che sarà F destra, perché è fermo a destra. E con questo abbiamo modellato il comportamento del carrello. Dopodiché ci manca di modellare il comportamento del serbatoio e diciamo che lo vogliamo fare anche lui in SFC. Quindi supponiamo che questo sia quiete. Nel momento in cui viene premuta la variabile load, avremo un altro passo che sarà svuota. E qui diciamo che avremo svuota.t maggiore uguale di t, diciamo ci mette 2 secondi. Qui ci mettiamo, chiamiamolo vuoto. Su vuoto aggiungiamo un set di FR. Dopodiché diciamo che dopo vuoto.t maggiore uguale di 500 millisecondi, torniamo nello stato di quiete.
Ok, quindi abbiamo un programma fatto da due SFC, metto al centro, dove stiamo simulando il carrello e il serbatoio. Il carrello dice parte fermo a sinistra e quindi attiva la variabile FS. Lo sposto a destra, lui si trova in una fase in cui sta andando a destra, effettivamente, dopo 3 secondi si troverà a destra e si fermerà. Dopodiché può andare a sinistra e dopo altri 3 secondi sarà di nuovo a sinistra e riattiva di nuovo FS. Mentre il serbatoio, quando viene premuto il pulsante di carico, si svuota, ci mette un certo numero, attiva FR, dopodiché dopo un po' torna indietro. Diciamo che torna indietro automaticamente, quindi non bisogna fare nulla. Ora questa ovviamente è una logica di, diciamo, di modello molto semplice, potreste fare cose più complesse nei vostri elaborati, però è giusto per darvi un'idea. Quello che vi interessa sapere è che, così come sono, questi due programmi però non possono parlarsi. Non possono parlarsi perché hanno scopo delle variabili che sono diversi tra di loro. Innanzitutto salviamo e vediamo se questo programma compile non abbiamo fatto fesserie. A volte quando tenete presente che a volte con queste variabili, diciamo, temporali OpenTLC, diciamo, non è contentissimo, infatti non mi sta rispondendo, soprattutto se avete programmi fatti da più SFC, a volte quando referenziate queste variabili potrebbe darvi qualche errore. Infatti adesso vedete che mi si sta bloccando, purtroppo. La sintassi è corretta, però potreste avere dei problemi con queste variabili temporali, potreste trovare dei modi per aggirarli, diciamo così. Vediamo se si riprende, altrimenti proviamo a farlo in maniera diversa. Solito, il bello della diretta, diciamo. Fermiamoci adesso per qualche minuto, così intanto io vi aggiusto le transizioni e ci rivediamo tra boh, per meno 10, ok? Tra 7 minuti. Intanto blocco la registrazione. Allora, vi stavo dicendo, purtroppo questo è un problema che si è presentato già l'anno scorso con OpenPLC e che appunto poi quest'anno avevo dimenticato che poteva verificarsi e quindi ci sono ricaduto di nuovo. Allora, quando voi avete transizioni che sono condizionate a variabili tipo timer di fase o marker di fase, quindi variabili che fanno riferimento ad alcune delle fasi del PLC, la cosa, diciamo, a OpenPLC non sempre fa piacere, nel senso che quando lo andate a compilare, soprattutto se avete per esempio più SFC con timer di fase che vengono utilizzati, a volte il vostro compilatore si perde in qualche loop da cui non riesce a uscire e il vostro programma non risponde più. Quando succede questa cosa, purtroppo non c'è nient'altro da fare che chiudere OpenPLC. Quando lo riavviate, tipicamente vi continuerà a dare errore, vi compare ogni volta che compilate un errore che vi dice che un processo che si chiama X8 è utilizzato, cioè che un programma che si chiama una risorsa che si chiama X8 è utilizzata da un altro processo. Purtroppo questo dipende da come funziona il compilatore che c'è sotto OpenPLC. È un problema che è stato dato già segnalato l'anno scorso da me e da alcuni vostri colleghi, ma che non è stato risolto, purtroppo. O almeno non che io sappia, e che diciamo è una delle cose un po' scoccianti che vi possono capitare quando lavorate con questo sistema. La cosa più semplice quando è così è riavviare il computer e far ripartire tutto quanto da pulito. Infatti, adesso ho preso tutte le transizioni che avevano dei timer di fase, le vedete qui, e le ho messe a zero, false, e il vostro programma compila senza particolari problemi. Vedete che tra un po' mi fa anche salvare il mail. Questo per dirvi, il problema è legato. Quando vedete quel tipo di problema, cioè che il suo compilatore si blocca e non vi risponde più il programma, spesso può dipendere dal fatto che state utilizzando nelle transizioni marker o timer di fase. In particolare, come si può risolvere questa cosa? Diciamo, non è molto ortodosso, ma un possibile, diciamo, fix, un workaround che potete utilizzare è questo. Prendete il vostro passo, aggiungete un'azione e mettete in questo blocco azione un'azione di tipo delay associata a una variabile. Boh, per il momento mettiamoci una cosa, poi dopo la cambiamo. In particolare, quello che volete fare è avere una variabile che io purtroppo mi metterò in testa più. Ah, con le frecce potete spostare in alto e in basso nella dichiarazione. Chiamiamola dummy1
booleana inizialmente falsa. E qui volete settare dammi 1. A questo punto qui potete transire su la stessa variabile. Che fa questo accrocchio, diciamo? No, non è pulitissimo, infatti, ripeto, in un programma per un EDFLC vero non lo vorreste usare, però di necessità virtù. Crea un'azione ritardata che dopo un certo tempo, che tra l'altro dobbiamo specificare, altrimenti si arrabbia di nuovo, che sarà T 2 secondi, no, sono 3 secondi prima. No, facciamo 2 secondi, no. Azione ritardata che dopo 2 secondi metti a 1 questa variabile. Quando questa variabile è vera, questa transizione diventa vera e lui passa avanti. A questo punto la variabile viene spinta e non ho problemi. Posso rifare la stessa cosa qui, tra l'altro la posso fare anche con la stessa variabile, perché tanto o è vera questa fase o è vera questa in questo SFC. Quindi quello che posso fare è aggiungere un'azione di tipo D con una variabile dammi 1 e ci devo mettere ancora qui 2 secondi. Ok, dopodiché quello che potrei fare è utilizzare dammi timer. A questo punto, se tutto va bene, non dovrebbe più arrabbiarsi. Infatti, compila correttamente. Qui ancora ci serve dammi 1. E stessa cosa la possiamo fare qui. Ovviamente avremo bisogno di un'altra variabile perché questi due SFC che seguono in parallelo potrebbero essere entrambi in una fase in cui viene utilizzata una variabile di questo tipo. Quindi vado sulle azioni, aggiungo un blocco azione, tipo variabile, piazziamo dammi 2 e la durata è t, facciamo così. Dopodiché qui sto andando su dammi 2 e anche qui potremmo fare, bah, facciamo così, facciamo un terzo, solo perché questa poi bisogna vedere che fa. Di variabile dammi 3. Mettiamoci 500 millisecondi. Quindi ho messo un terzo perché essendo queste variabili, queste fasi diciamo molto vicine, potreste avere qualche commutazione spuria qui a valle. Quindi per sicurezza ho utilizzato due variabili diverse, solo per questo. E qui dammi 3. A questo punto lui ancora dovrebbe compilare, se non abbiamo sbagliato niente, infatti funziona. Dopodiché dobbiamo far parlare il programma simulazione con il programma vero e proprio. Quindi, intanto io qui su questa risorsa vi ho aggiunto un altro task con un intervallo più basso, una priorità più bassa che mi fa girare il simulatore, giusto per farvi vedere un task diverso con un'istanza di programma diversa. A questo punto quello che ci serve è di far parlare però queste variabili da una parte all'altra. Come faccio? Devo dichiararle come variabili globali. Purtroppo è il prezzo da pagare, diciamo così, per avere il simulatore che gira all'interno del PLC. Quindi che cosa faccio? Mi prendo la mia dichiarazione delle variabili. Purtroppo mi sa che lui non le fa neanche copiare, infatti, è una cosa che non mi fa fare. In compenso se fate shift e freccia ve le sposta in alto e in basso, questo è giusto come shortcut che può essere utile. Quindi dobbiamo farlo qui. E cioè aggiungere una serie di variabili che saranno go right, go left, load, tutto quanto di tipo booleano, booleano, e vedete che lui di default me le sta già dichiarando come variabili di tipo global, perché a livello di risorsa ovviamente non posso effettuare nessuna azione. Quindi di default, quando dichiara una variabile a livello risorsa superiore, lui me la dichiara come tipo global. E ci servono poi fs, fd, fr. E con qui e basta in verità, perché sono le uniche variabili che passano da una parte all'altra.
Dopodiché devo entrare nel mio programma e dichiarare queste variabili come variabili esterne. Ovviamente perché le sto prendendo, diciamo, da uno scopo esterno. Esterno. Questo è già un po' lunga come cosa, un po' macchinosa come cosa, però tutto sommato vi consente di simulare il vostro sistema. A questo punto quello che dovreste vedere è questo. Possiamo ancora compilare il nostro programma, non dovremmo avere problemi. Infatti, posso far partire il mio debug. Cosa mi aspetto di vedere a questo punto? Mi aspetto che nel momento in cui faccio partire il mio programma, non dovrò più andare a forzare manualmente le variabili legate agli sensori, sostanzialmente, per vedere cosa succede, ma dovrebbe eseguire un ciclo di controllo in maniera autonoma in qualche misura. Quindi riparte nello stato di quiete. Allora, cominciamo a guardarci le variabili che ci servono. Quindi il pulsante di start, lo vediamo tutte così cominciamo a vedere che sta succedendo. Vediamo se riusciamo a tenerle tutte quante sullo stesso. Vediamogli. Allora, adesso diciamo che io voglio far partire lo start button, possiamo anche chiuderlo, tanto non ci sarà problemi, e quello che ci può servire invece è di guardare, ok, lo dovremmo. Adesso se io faccio partire il mio start button, lui dovrebbe andare a destra, poi dopo un po' carica, poi si sposta a sinistra, chiaramente il tempo di sistema diciamo, non è real time, e poi ritorna nello stato iniziale. A questo punto questa transizione è disabilitata, e qui vedete il ciclo che lui ha eseguito. Ok? Ripeto, tenete presente che il vostro sistema non è real time, quindi chiaramente non aspettatevi che i tempi di esecuzione siano perfetti, però vedete che lui ha fatto correttamente tutto quello che vi aspettate. Allo stesso modo, andando sul nostro carrello, se vogliamo guardare una istanza di simulazione, possiamo rilasciare il nostro valore, farlo diventare vero di nuovo. E vedete che quando questo start button diventa vero, vediamo se la cosa ha funzionato, aspettate, non si è preso. Rimasto verde. Facciamo falso e questo è corretto, dopodiché rimettiamo. Ok, adesso dovreste vedere che lui va a destra, dopo un po' si sposta a sinistra e comincia a fare il suo carico. E poi torna su. Ok? In realtà, no, ok, in realtà è tutto a posto, non ci sono particolari. Il problema è che lui ricomincia ad andare a sinistra quando viene attivato questo effetto. Ok? Quindi l'idea qual è? È quella di dire, io una volta che ho costruito la mia logica di controllo, che è questa che abbiamo visto prima, molto semplice in questo caso, chiaramente. Quello che vado a fare è di creare un programma che simula il mio impianto. A questo punto posso far girare entrambe le cose insieme, per cui, per esempio, se poi voglio testare il tutto, potrò collegare ingressi e uscite di questa roba a uno Scala, a un HMI, a quello che volete, a un programma MATLAB, per esempio, se avete un simulatore in MATLAB anziché il proprio in PLC, poi lo vedremo più avanti. E potete simulare anche il sistema di controllo che realizzate. Questo, ripeto, anche nell'ottica di un eventuale progetto, qualora voleste lavorare con OpenPLC, ma allo stesso modo anche con Codesys, se volete.